Quando un bullo ti dà fastidio, sembra enorme, sembra un gigante di cattiveria. Io ne so bene cosa vuol dire bullismo. Eh sì, perché quando ero piccola e andavo a scuola, c'era questa ragazzina che era bassa così, io ero altissima vicino a lei. E lei ogni giorno mi faceva un sacco di dispetti. Se qualche stronzetto fa il prepotente con te, non avere mai paura. Il silenzio è il miglior amico del bullismo, e allora vi invitiamo a parlare. Nessuno ha il diritto di essere un bullo, ma purtroppo ci sono tante vittime del bullismo. Voi non commettete lo stesso sbaglio che ho fatto io. Andate dai vostri genitori, dite ai vostri maestri, dite ai vostri amici. Parlane con chi vuoi, ma ti prego, parla, non tacere. Ma non cadete nella trappola e dovete parlarne, fate come ho fatto io. Sì, dovete parlarne, parlarne. Se sei vittima del bullismo, non stare zitto. I bulli sono delle persone piccole, piccole, piccole così. Fate come me, dite no al bullismo. Chiamate il telefono azzurro, fatelo, è veramente molto importante. Io dico stop al bullismo e sono con te. No al bullismo, stop al bullismo. Non stare zitto, chiedi aiuto e chiama il telefono azzurro. Chiama o fai chiamare il numero del telefono azzurro 19696. Tutti uniti contro il bullismo.